Raffaele, questa volta a sbloccare il risultato ci hai pensato tu con una conclusione dal limite, questa volta è andata non bene, benissimo. No, vabbè, l'importante era sbloccarla, non, ti dico la verità, non era importante neanche prima e non lo nego, insomma, anche tante altre volte ho detto che non che non ci tenessi, però insomma non era una cosa che mi faceva star male non segnare, però certo è una grande soddisfazione e aver poi contribuito a fare una vittoria così importante insomma mi rende insomma orgoglioso e felice. Che partita è stata? Diciamo che come tutte questa è una partita difficile, che poi ti dico la verità diventano più semplici per chi legge il risultato, ma non lo è assolutamente, anzi loro hanno messo tutto insomma sull'aggressività, ripartivano, avevano velocità davanti e diciamo che un po' abbiamo sofferto, anche se poi dopo effettivamente occasioni da gol loro zero, però insomma il mio gol poi ha aperto un po' la partita, l'abbiamo raddoppiata e poi sinceramente abbiamo penso strameritato di vincere. C'è una dedica per questo gol? Ah, io ho detto prima in un'altra intervista, lo dedico a mia moglie insomma, che mi sta sempre vicino in questa esperienza, in questa insomma, esperienza così lontana che non è facile dal primo anno da sposati stare così lontani. Insomma. Manuel, per oggi una doppietta, insomma, ci eravamo lamentati perché per due partite eri rimasto fermo, hai recuperato subito, no? Sono 19 ora. Sì. L'importante, come dico sempre, è che la squadra vinca e niente, ovviamente questa doppietta qui sono strafelice, vediamo di raggiungere quota 20 già da mercoledì, che è un'ottima partita. Intanto hai battuto il tuo record personale. Sì, spero di allungare ancora e di mettere magari a 30 il record che rimarrà lì. Niente, dai, mi devo impegnare sempre così e poi, l'ho sempre detto, i risultati arrivano. Che cosa è successo in occasione del primo gol, visto che ti sei arrabbiato con il loro centrale difensivo? Ogni tanto ci sta che si litiga, però quando si sputa in faccia all'avversario un po' mi girano, quindi ho mancato anch'io di rispetto nell'esultanza, ma credo che ci possa stare, perché ci sta di litigare in campo, però magari li sputi, se sta a casa è meglio. Invece il secondo gol è stato, diciamo, facile da predottore d'area. Sì, ho creduto magari nella parata che c'è stata sul tiro di Berardi, per ora mi gira tutto bene, speriamo che continui così e niente. Questa volta chi dedichiamo questa doppietta? La dedico al mio zio che 10 minuti prima della partita mi ha detto che facevo doppietta, quindi ci ha preso e grande zio. Allora, raccontaci questo esordio. No, è andata bene sicuramente, non è stata una partita semplice, anche se il risultato poi alla fine ci ha dato, può sembrare che abbiamo avuto una partita comunque facile sulla carta, ma non è così, loro si sono comunque espressi bene, era un calcio molto offensivo, siamo stati noi bravi a tenere botte e poi a ripartire. Un Rimini che è riuscito a mantenere ancora inviolata la propria porta in questo 2015. È un grande risultato assolutamente, anche se che noi il gol lo facciamo sempre, se non lo prendiamo ben venga, e sicuramente il risultato di oggi è molto importante perché diamo un bel segnale al campionato, perché vincere 4-0 fuori casa e le inseguitrici non vincono sicuramente per noi è ottimo. Quali sono state le tue sensazioni in campo e che squadra hai trovato, come questo Rimini? No, ma io già sono qua già da un mesetto a questa parte e posso dire che questa è una grande squadra. Oltre ai grandi nomi che ci sono, perché anche, oltre Ricciuti, Di Maio, sono tutti giocatori che hanno fatto categorie superiori, Di Deo che ora è fuori, abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo oggi sicuramente, perché oltre a una grande squadra per vincere i campionati bisogna essere un grande gruppo.